Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. È finita ormai da qualche giorno la 66esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Ascolti e record, grande successo anche per le canzoni in gara, che in queste ore occupano i primi posti delle classifiche di vendita. Ma lei, questo Sanremo 2016, lo promuove o lo boccia? Lo boccio sinceramente perché non mi è mai piaciuto, non l'ho mai seguito, quindi è un programma che non fa per me, insomma, non lo seguo. Hai avuto modo di vedere comunque qualche cosa, magari delle ispezioni anche dei telegiornali per esempio, oppure no? Sì, ho seguito della ragazza che imitava Belen, se non mi sbaglio, la Virginia Raffaeli. Visto, mi è piaciuto quella cosa, mi è piaciuta, l'ho seguito al telegiornale, l'ho visto e sì, insomma, l'ho trovata simpatica. Poi per il resto canzoni, ho visto l'episodio di Rocco Hunt della lite con la giuria, adesso non... E sì, ho visto giusto questi due episodi e basta. Però non hai approfondito la questione? No, non ho approfondito. Musicalmente ti è arrivato qualcosa, qualche canzone magari già sentita in radio oppure ancora nulla, a parte Rocco Hunt? Ancora nulla, ancora non ho sentito niente. Magari adesso che mi hai fermato ci darò più un occhio. Ma per me è indifferente perché prima non l'ho seguito, non lo seguo quasi mai. Motivo? Ho altro da vedere, non mi prende così tanto la canzone italiana. Quindi è proprio perché non c'è interesse nei confronti della musica italiana? Sì, generalmente sì. Le è arrivata qualche notizia dai telegiornali o magari ha visto qualche spezzone? Per esempio che cosa? Vedi i vincitori di stadio. Soddisfatto? Ma sì. Qualcuno dice che comunque sono riusciti a vincere nonostante la presenza massiccia di artisti dei talent. È comunque qualcosa di positivo oppure no? Secondo me sì. Sono troppo sopravvalutati gli artisti dei talent, secondo me. E Sanremo, il fatto che abbia comunque avuto questi grandissimi ascolti è perché è sopravvalutato lui per primo oppure no? Sì, è anche sopravvalutato secondo me Sanremo, come qualità di musica. E anche televisivamente parlando? Sì, sì. Cioè, a parte, vabbè, non parliamo di tutti gli sprechi per ingaggiare Elton John e varia gente. I compensi agli ospiti e ai conduttori. Esatto. Esagerati. Un bel po' esagerati secondo me. Sinceramente non guardo Sanremo perché la musica italiana non mi piace molto. Diciamo che come Festival della Musica lo posso anche promuovere perché incita anche alla musica di nuovi artisti come quelli che possono uscire da concorsi come Amici o cose del genere, però non mi pare questo grande livello musicale perché i personaggi sono sempre quelli alla fine, i classici della musica italiana, quindi è una posizione un po' intermedia la mia. Televisivamente parlando invece magari ti interessa vedere o capire come si comporta il conduttore o il comico di turno oppure no? No, perché credo che sia sempre lo stesso schema ripetuto tutti gli anni, non mi pare ci siano grandi novità. Nonostante questo però continua ad avere grosso successo, come mai secondo te resiste? Addirittura questo è stato il festival più seguito degli ultimi 11 anni. Non saprei sinceramente, forse perché l'aspettativa continua a crescere e tutti si aspettano che qualcosa cambi, ma sinceramente non saprei. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.